Da questa parte. Sì. No, no. Scherzavo, eh. Oh. Io sono al contrario, mi metto cana così non lo pigli. A girare. Sapete già che saremo cronometrici alle ore 22 esatte. Ci chiamano da Greenwich per indicarci quando iniziare. Ci siamo? Bene, allora siamo arrivati, ridendo e scherzando come si suol dire, alla settima sera di Sette Libri per Sette Sere, undicesima tornata. Stasera abbiamo una serata nutrita e lascio a Simona l'onere e l'onore di condurre questa serata. E dico soltanto che poi alla fine tireremo le somme di queste sette sere. Quindi, cara Simona, a te il microfono. Subito così, Cosimo? Subito, immediato? Sì. L'artista? Ah, lo presento io. Anche questo onere, mi dai questo onere e questo onore. Allora, signori e signori, questa sera grazie innanzitutto di essere qua e di aver condiviso con noi quest'ultima serata di Sette Libri per Sette Sere. L'artista di questa sera è una persona, a dir poco, straordinaria. È stato definito dalle critiche artistico-letterarie, perché lui ha scritto anche un testo che fra poco vi mostrerò, il Michelangelo della Calabria, un titolo che non è poco, non è a dir poco, perché per le sue capacità artistiche, per le sue pennellate così decise, per quel polso sicuro che lui manifesta soprattutto non solo nella pittura ad olio su tela, ma anche e soprattutto negli affreschi, perché lo stesso ha affrescato chiese, palazzi tobiliari, palazzi signorili e altresì locali che ora sono locali pubblici, dove praticamente lui manifesta innanzitutto che cosa? La sua gioiosità, non solo dal punto di vista di essere gioioso, ma perché è un personaggio, un artista di gioiosa ionica. Signor Corrado Arvocida. Ah, eccolo, non l'avevo vista. Ecco il buon Arroti della Calabria. Troppo buona. La ringrazio. Troppo buona, parole fantastiche. Si giri perché altrimenti il collega non riesce, ecco, altrimenti ci mettiamo qua, così almeno c'è più soci, c'è più luce. Prego, signor Corrado, venga da questa parte perché il collega ci deve riprendere, che andremo, siamo in diretta su Facebook. Ah, ecco. Niente, dicevo, parole belle, troppo buone. Vi ringrazio che mi avete invitato, quindi ho potuto partecipare a questa bella kermesse che avete fatto, con l'incrocio tra pittura e scrittura, poesia, libri, e quindi è una cosa molto bella. Ma ripeto, sono orgoglioso, e soprattutto le belle parole che dice lei. Comunque, cosa devo dire? Io dico una sola cosa, questa la dico, e me la prendo con qualsiasi, senza paura o remore, tranquillo, non ci sono parole. Lei può dire quello. L'arte è una cosa seria. Esatto, vero? È la sublimazione dell'arte. Questo lo dico e lo mantengo a tutti i livelli. L'arte è una cosa seria. Io assisto a tante cose, non sarò qui a venire
fare delle critiche in modo più assoluto, non è cosa mia, non voglio. Però io dico che con parole semplici. Nell'arte è una cosa seria, in tutti i sensi, la pittura, la scultura, la poesia e via dicendo. Io mi aggrappo a questa cosa. Non mi interessa se può piacere o non può piacere, purché nasca dal cuore, che sia arte vera, nel vero senso della parola, seria, e ci misuriamo, perché io purtroppo ho questa, non la chiamo presunzione perché non lo è, io ho 84 anni e da quando ne avevo 4 dipingevo, quindi non ho paura di parlare con qualcuno, non mi interessa niente, io sono Corrado Armocini. Ma lei è un grande, perché se l'arte, lei dice, è una cosa seria, sicuramente l'arte è la sublimazione dell'anima e dello spirito, e quello che un artista come lei e come molti altri anche trasmettono su tela, su come affresco o anche un semplice ricamo fatto da una massaia può essere la trasposizione di un amore e di un sentimento. Signora Armocida, noi la ringraziamo tantissimo per aver collaborato con noi a Sette Libri per Sette Sere e Arte per Sette Sere, e le auguro ogni bene e potremo ammirare sicuramente le sue opere. Dove possiamo ammirare i suoi affreschi? Io continuerò. Ma avanti, non ho altre velleità. Bravo, bravissimo. Dove possiamo? Lavoro, questa è la verità. Continuerò a lavorare con la mia testa. Va bene, grazie ancora, grazie signor Corrado. Bene Presidente, iniziamo la nostra serata con la presentazione ovviamente degli ospiti che noi abbiamo questa sera. Innanzitutto l'autrice del libro Il vocabolario del cibo, Sandra Ianni, che è una sociologa, sommelier, una delle maggiori esperte internazionali in cultura dell'alimentazione e delle tradizioni enogastronomiche, collaboratrice di Slow Food, e socia consulente dell'Accademia Enogastronomica Internazionale, occupandosi soprattutto di gastronomia storica. Collabora con il programma GEO, l'abbiamo vista, ed è stata già nostra ospite con il testo Isabella dei Medici Orsini. Abbiamo poi con noi il dottore Mollace Vincenzo, ordinario di farmacologia e tossicologia dell'Università Magna Grecia e dirigente del laboratorio di ricerca di malattie cardiovascolari, collabora con il San Raffaele di Roma e l'Università di Tor Vergata. Abbiamo anche con noi la dottoressa Maria Elena Caridi, biologa nutrizionista, docente di scienze degli alimenti dell'Istituto dell'IS di Polistena, e il professor Anthony Dominic Polito, docente di enogastronomia, articolazione e cucina presso sempre l'ISIS di Polistena e nonché chef. La prima domanda ovviamente va alla nostra autrice. Sandra, le tue pubblicazioni sono in questo campo sono numerosissime. Hai scritto di tutto e di più, soprattutto incentrandoti sulla storia della gastronomia e sull'analisi anche dei cibi, da dove vengono, da dove provengono, che storia hanno, quando venivano consumati e come venivano consumati. Ora è sorto il vocabolario del cibo, un testo che mira non solo al ripercorso storico di ciò che mangiamo, ma è un'idea un po' strana. Io so da dove viene, ma lo vuoi raccontare al nostro pubblico?
Molto volentieri, grazie di avermi coinvolta in questa meravigliosa iniziativa. L'ultima volta che sono venuta ad una vostra iniziativa era il 2018, proprio con il libro Isabella de' Medici Orsini, racconti e ricette, e quindi si parlava soprattutto di Rinascimento. E la nascita di questo di quest'ultimo libro, Vocabolario del Cibo, nasce un po' dal fatto che sono una sociologa prestata, dico io, alla gastronomia. E una recente indagine sociologica afferma che gli italiani, quando sono a tavola, tutti parlano sempre di un argomento in particolare. Ovvero parlano, quando stanno mangiando, parlano del cibo che stanno mangiando in quel momento, di quello che hanno mangiato, di quello che mangeranno. Non so se vi è capitato anche a voi, a me sempre, poi gli amici dicono, ah ma la prossima volta, durante una cena al ristorante, la prossima volta dobbiamo andare in quel localino dove fanno quella tal pietanza. Quindi si parla sempre di questo. E secondo me non si parla soltanto, non si deve vedere il cibo soltanto come alimento, come nutrimento per il corpo, ma anche come nutrimento per la mente. Quindi a tavola mi è capitato molto spesso di parlare e di intrattenere i miei commensali. È un argomento che piace sempre a tutti, perché non si parla di politica, non si parla di calcio, non si parla di lavoro, sono le curiosità sul cibo. Quindi avevo cominciato a scrivere qualcosa su Facebook facendo dei post, poi mi sono accorta che il materiale che avevo era talmente tanto e quindi ho deciso di smettere e ho cominciato a mettere su carta, ovvero nel computer, in ordine alfabetico, tutte le cose che a me piacevano di più, insomma, e quindi ho iniziato con la lettera A. A, pronto? Sì, mi sentite? A come aceto, A come asparago, ma Sandra, soffermiamoci innanzitutto con sull'aceto, no? Sì. Poi vabbè, ci sarà poi la B, la C, eccetera, eccetera. Non saremo sicuramente qui ad analizzare dalla A alla Z questa sera tutto quanto, perché non vogliamo nemmeno dare poi, vogliamo garantire ai nostri lettori la scoperta del testo stesso. Ma A come aceto. Fermiamoci quindi qui. È uno degli alimenti più antichi in uso, che ritroviamo nei testi classici e anche nel Vangelo. Certo. A Cristo viene somministrato l'aceto. Sì, la razione di aceto faceva parte di un corredo dato a tutti i soldati romani. La cosiddetta che la utilizzavano proprio per cercare di rendere bevibile anche quell'acqua di origine incerta, quindi unendo delle gocce d'aceto all'acqua che magari trovavano. E la cosiddetta posca, ed è anche citata appunto nel Vangelo, perché uno dei soldati romani bagna una spugna e rinfresca appunto il volto e le labbra di Gesù. Visto, quindi non è un ultimo affronto che viene fatto alla, anzi, a Cristo. Era rinunciare a un qualcosa di prezioso, quindi un gesto, anche perché l'aceto veniva usato anche come medicamento. E quindi era conosciuto anche per questo. Tra il 500 e il 700 si dice che gli usi dell'aceto a fini medici fossero più di 140, quindi ci si disinfettavano i corpi, i cadaveri, le monete toccate da persone che avevano malattie infettive. Ma per quanto riguarda la gastronomia, quindi tema a me più vicino, abbiamo testimonianze anche da parte di Plinio,
lo ritroviamo anche in Ippocrate, ma soprattutto presso la cucina romana dell'antica Roma. Addirittura c'era un piccolo contenitore chiamato acetabolo che era proprio a disposizione di ogni commensale, e questo era una scodellina che conteneva appunto dell'aceto, dove i commensali potevano intingere dei pezzetti di pane. Quindi era un qualcosa di che non poteva mancare. Durante il Medioevo la corporazione dei produttori di aceto arriva a dei livelli molto elevati, addirittura chi faceva parte di questa confraternita veniva punito se divulgava la notizia. E poi non so se vi ricordate, anche nei casi di svenimento veniva utilizzato un panno imbevuto d'aceto in modo tale da far riprendere la persona. Ma io ricordo le mie febbri quando ero piccolina, con la nonna che mi portava una pezzuola imbevuta di acqua ed aceto da mettere sulla fronte. Quindi ce n'è per tutti, i gusti. È vero. Allora, la prima domanda al professore Polito, che noi abbiamo qui, docente, come abbiamo detto, di enogastronomia. Mimmo, adesso l'aceto noi lo troviamo in diverse forme, no? Andiamo al supermercato, troviamo l'aceto balsamico, l'aceto di Modena, l'aceto di mele, l'aceto per pulire anche la casa, ok? E quali differenze e soprattutto quali sono i diversi impieghi in cucina, no? Tipo l'aceto di mele o l'aceto balsamico. Buonasera a tutti, grazie per l'invito. Grazie anche a Simona che ci ha coinvolto in questa meravigliosa serata. Aceto, come diceva l'autrice, parlare di aceto non è una parola semplice, è un condimento usato in cucina, molto utilizzato. Se rimaniamo su quello che è l'aceto nostro tradizionale, aceto di vino, allora perché come dicevi ben tu, ci sono vari tipi di aceto. Oltre a quello di vino c'è anche l'aceto di riso, di soia, di frumento, di mele e così via. Parlando di aceto nostrano, l'aceto di vino rosso o bianco utilizzato ha caratteristiche diverse dal punto di vista organolettico più che altro di gusto. L'aceto rosso è utilizzato anche per marinare carne, oltre per condire, è molto più forte rispetto a quello bianco che è utilizzato anche per insalate, principalmente utilizzato anche nei sottaceti. Mi parlavi di aceto balsamico di Modena, ecco, qui bisogna fare un po' la distinzione, perché parlare di aceto di Modena veramente è un aceto diverso da quello che commercialmente conosciamo, perché non è poi un aceto di Modena, non è per aceto balsamico, è un aceto di vino addizionato con anche della melassa, rendendolo dolciastro, ma non ha la densità dell'aceto di Modena, che per fare un aceto di Modena ci vuole anche 25 anni per poterlo produrre. Sì, perché l'aceto viene innanzitutto messo in grandi, nelle classiche botti, ma poi con l'evaporazione viene trasferito sempre in botte più piccole fino ad arrivare a un concentrato di aceto che è molto molto denso, cremoso, utilizzato più che oltre che condimento di specifico su carne, ma viene anche abbinato a dessert. Quando parliamo di dessert non intendo soltanto dolci, ma anche formaggi. Principalmente uno confonde il dessert e il dolce, ma il dessert partiamo dai formaggi dolci fino ad arrivare ai dolci, ai gelati e arrivare alla frutta, perciò è un ottimo abbinamento, accostamento con il dessert, l'aceto balsamico. Oggi c'è anche l'aceto di mele, sì, l'aceto di mele è molto più delicato, è tendente, amabile, diceva che era una sommelier, significa è leggermente dolciastro, è ottimo anche per marinare, oltre che per condire insalate. Ecco, l'uso in cucina è molto vasto. Diciamo che qui in Italia, in Calabria, si predilige l'aceto nostrano, quello di vino, ma se andiamo ai paesi nordici l'aceto varia, non è l'aceto di vino, quello che viene utilizzato in Medio Oriente, in Oriente è l'aceto di riso, come nei paesi anglosassoni c'è quello di cereali e così via. Tutto dovuto praticamente alla fermentazione, alla tipologia di fermentazione. Una cosa sull'aceto balsamico di Modena che a me ha stupito
e questo anche per sostenere appunto il professore per quanto riguarda appunto la durata, quanto tempo ci vuole per fare un aceto. Quando nasce una bambina, o quando almeno nasceva nelle famiglie modenesi una bambina, si faceva la botticella con l'aceto e si cominciava nell'acetaia posta nel sottotetto, perché l'aceto balsamico di Modena ha bisogno di questo scambio molto repentino di temperature, quindi estati caldissime in cui appunto evapora, e anche inverni, veniva iniziata la botte e la botticella di aceto balsamico, e quella serviva come dote, quindi addirittura per le nozze. Addirittura, benissimo. Vedi quante cose si imparano, no? Dice, l'aceto, il vino in cantina e l'aceto in soffitta, si diceva, no? Proprio per evitare questo. Sandra, poi passiamo dalla lettera A alla lettera B. B come bergamotto. Non potevamo non citare il bergamotto, cioè siamo proprio nella terra. Diciamo che ultimamente si sta diffondendo molto in cucina il bergamotto, ma in realtà non è una moda di oggi, perché un grande cuoco del Rinascimento, come Bartolomeo Scappi, prepara del bergamotto confetto ad una cena del 1536 che si tenne a Roma in onore dell'imperatore Carlo V. C'erano appena 190 portate, solo? Sì, soltanto per il fatto che si era in quaresima, e quindi bisognava, ma Carlo V era nominato il re ghiotto ed ebbe una speciale dispensa dal pontefice per potersi cibare di carne anche durante il periodo di quaresima, e in questa cena organizzata dal cardinal Campeggi, vennero serviti appunto questi bergamotti confetti, quindi una sorta di canditura fatta con lo zucchero, perché lo zucchero nel Cinquecento diventa una spezia molto utilizzata in cucina. Però il bergamotto, diciamo, non viene impiegato soltanto dal punto di vista alimentare. Professore Mollace, lei è ordinario, si occupa proprio del bergamotto, non solo perché buona parte della sua ricerca è incentrata sul bergamotto. Lei recentemente ha scoperto delle proprietà su questo alimento. Quali sono queste proprietà del bergamotto e quali, come vengono impiegate in campo farmacologico? Grazie, intanto una buona serata a tutti. Il contesto è particolarmente interessante perché la combinazione cultura, arte ed enogastronomia hanno quel significato che anche ci insegnava la dottoressa dal punto di vista sociologico estremamente importante. Intanto va sottolineata una questione. È vero che la datazione dell'impiego del bergamotto in enogastronomia, possiamo dire, è abbastanza antica, però va sottolineato che sino a 20-30 anni fa, diciamo, esisteva un pregiudizio importante sul fatto che il bergamotto addirittura potesse essere tossico o far male, cosa che oggi sappiamo non essere esattamente così. E la motivazione è abbastanza semplice: un tipo di sistema globalizzato che porta verso tutto quello che è dolce in generale, ovviamente ha portato a respingere il sapore indubbiamente amarognolo, potremmo dire, se non francamente amaro, che viene ad esserci all'interno della parte commestibile del bergamotto, cioè il succo e la parte polposa. Mentre sappiamo, questo giusto per chiarire, che il bergamotto è sempre stato utilizzato in gran parte perché la cuticola esterna, cioè la parte esterna, se noi lo grattiamo viene fuori l'olio essenziale di bergamotto, che
per la sua persistenza dal punto di vista olfattivo, è la base più importante della maggior parte dei profumi significativi. Questo un attimo per ricostruire in quale contesto noi abbiamo cominciato circa 20 anni fa a studiare le proprietà del bergamotto sulla base non di una intuizione particolare, ma delle notizie che avevamo dalla medicina tradizionale. I medici della fascia ionica regina curavano con l'olio di bergamotto, trascurando invece quella che era una parte estremamente importante, che è importante in enogastronomia, che era essenzialmente la parte bianca, cioè l'albedo ed il succo. Quali sono le caratteristiche fondamentali che ci fanno proiettare questo tipo di frutto anche all'interno della cosiddetta nutraceutica, cioè di come curare attraverso alimenti o parti degli alimenti? Sta nel fatto che noi abbiamo scoperto qualche anno fa che il bergamotto contiene queste sostanze antiossidanti che si chiamano polifenoli in concentrazioni estremamente più elevate anche rispetto ai primi cugini, diremmo, del bergamotto, cioè rispetto a pompelmo e rispetto al limone, che pure sono degli agrumi importanti. Queste sostanze proteggono da un tipo di danno molto diffuso in molte malattie, che è il cosiddetto danno da stress ossidativo, cioè ci sono questi piccoli diavoletti dei radicali liberi, i quali attaccano essenzialmente l'apparato cardiovascolare, il fegato, e determinano una serie di problemi che sono la aterotrombosi e poi l'infarto. Questo non vuol dire che abbiamo trovato la soluzione né dell'infarto né dei tumori, però sicuramente una corretta alimentazione abbinata a supplementazioni con alcune di queste sostanze che sono presenti nel bergamotto può essere di grande beneficio. Benissimo, quindi grazie professore. Quindi Maria Elena, visto che tu sei una nutrizionista e il professore ha accennato a una dieta equilibrata, cosa intendiamo per cibi sì, cibi no? Cosa ingerire, cosa mangiare? Dobbiamo privarci di tutto? Ah, questo è un argomento abbastanza complesso, nel senso che, come diceva la dottoressa prima, l'alimentazione non è soltanto nutrirci, cioè alimentare il nostro corpo, ma anche alimentare il nostro spirito. Quindi ecco, innanzitutto partiamo dal termine dieta. Dieta non significa, come tanti di noi pensano, non mangiare. Ecco, una dieta ipocalorica, ma significa semplicemente una abitudine alimentare, infatti deriva dal greco e dal latino, insomma, stile di vita, stile alimentare, ok? Quindi regime alimentare. Il regime alimentare corretto è quello che ha come, secondo il mio punto di vista, ecco, quello che ha come mantra la parola equilibrio. Quindi dovremmo cercare un attimino di, e su questo ci aiuta sia il SINU, che è la Società Italiana di Nutrizione Umana, che ci dà appunto delle indicazioni specifiche, ci dice per la popolazione italiana dell'età, insomma, X, quindi facciamo un esempio degli adulti, il quantitativo di calorie dovrebbe essere riferito all'attività fisica che svolgono, insomma tutta una serie di dati, e ci indica anche quelle che sono le percentuali di proteine, di grassi e di carboidrati che dovremmo introdurre, con particolare attenzione a quelli che sono gli zuccheri semplici, quindi lo zucchero che spesso viene utilizzato in abbondanza, soprattutto nella cucina occidentale, diciamo così. E quindi seguendo queste indicazioni noi possiamo essere tranquilli di fare una dieta equilibrata. Poi ovviamente noi abbiamo storicamente viviamo in un posto dove l'alimentazione e la dieta autoctona è, dal mio punto di vista, una delle migliori, perché è la dieta mediterranea.
Quindi dove alla base ci sono cereali integrali, ci sono fibre, ci sono insomma tutti quegli alimenti, verdure, insomma ortaggi, l'olio extravergine d'oliva, quindi tutti quegli alimenti che effettivamente ci possono aiutare a contenere delle patologie, a prevenire ecco, dei disturbi, insomma, però purtroppo non la gran parte delle persone non la seguono. E voglio raccontare una cosa. Quest'anno io insegno anche a scuola, insomma, e ho fatto un progetto con i miei ragazzi dove abbiamo ho utilizzato la popolazione scolastica come per fare un'indagine epidemiologica, dove abbiamo preso le misure, peso, altezza, e abbiamo stabilito quali di questi ragazzi erano sovrappeso, obeso, sottopeso, insomma, via discorrendo, e quale fosse l'adeguatezza, cioè l'aderenza alla dieta mediterranea di questi ragazzi. E purtroppo la maggior parte, quindi ragazzi d'età evolutiva dai 14 ai 19 anni, purtroppo la maggior parte risulta essere quasi il 52% obeso o sovrappeso, quindi stiamo parlando della metà della popolazione studentesca, e nessuno di questi ha una giusta aderenza alla dieta mediterranea. Quindi questi due valori camminano ecco, di pari passo. Certo, adesso la dieta mediterranea è stata candidata praticamente come patrimonio dell'UNESCO. Sì. Di conseguenza, voglio dire, ciò significa che ogni pezzettino della dieta mediterranea ci appartiene, tutto sommato. Andiamo avanti con il testo di Sandra. Dimmi, prego. Ho dimenticato una cosa, e poi ritorniamo su una notizia bella per il territorio. Ritornando al bergamotto, che io amo moltissimo e ringrazio le mie amiche di questa terra meravigliosa che me lo hanno fatto scoprire, ci sono dei periodi dell'anno in cui vengo in Calabria proprio per fare la confettura di bergamotto, e quindi sono un'appassionata. E diciamo che il bergamotto è andato molto oltre i confini di questo territorio, perché c'è un tè particolare che si chiama Early Grey, che viene aromatizzato appunto con l'olio di bergamotto, quindi diventando poi una bevanda conosciuta a livello internazionale. Ma poi c'è anche un utilizzo molto importante nella profumeria, quindi all'acqua Mirabilis, che è la prima acqua di Colonia, e stiamo parlando del 600, ha un grande profumo che ha fatto la storia del profumo a livello internazionale, come Chanel numero 5, che tra i suoi ingredienti contiene appunto bergamotto. Il bergamotto. C come ceci. Cicer. È una pianta che è già conosciuta 8.000 anni fa, no? Sì. E che ritroviamo poi anche nelle arti galeniche, e per il suo potere considerato afrodisiaco. Certo, perché... E poi negli scritti di Orazio e di Cicerone. Si parla del Cicer aretinum, che era effettivamente, e questo ricorda la forma dell'ariete. Se voi guardate bene, i ceci hanno questa conformazione particolare che sembra appunto la testa di un ariete. Quindi conosciuto e utilizzato moltissimo nell'antichità, uno dei legumi più conosciuti e consumati. Ritorniamo all'antica Roma, uno degli antipasti era appunto costituito dai ceci, e coloro i quali andavano ad assistere a delle rappresentazioni al Colosseo portavano con sé un cibo da strada, quello che noi utilizzavamo quando eravamo piccini e andavamo al cinema, era il popcorn da mais. Gli antichi romani usavano dei ceci arrostiti, e si usano anche in Calabria. Soprattutto nelle feste popolari li troviamo ben esposti sulle bancarelle, assieme ai pistacchi, assieme alle arachidi, assieme al torrone di mandorla, eccetera eccetera. E la nutrizionista ci dirà che è molto meglio mangiare dei ceci arrostiti piuttosto che altre che altro. Ma poi c'è tutto intorno
a questo legume ci sono tantissime storie, anche quello che nel meridione, poiché bisognava cacciare tutti i francesi, si faceva un test, possiamo chiamarlo oggi, per vedere se qualcuno era effettivamente francese o era italiano, e quindi gli si faceva pronunciare la parola ciceri. E il francese si tradiva con la sua R e quindi veniva subito messo al bando. E poi è stato considerato questo legume, come tanti altri alimenti, un potente afrodisiaco. E tu anche nei proverbi metti: non sai tenere un cece in bocca. È vero, è vero. Ma la cosa molto interessante che ho avuto modo di approfondire proprio scrivendo questo libro sono tutti i legami tra parole e cibo. Quante volte abbiamo pensato o diciamo: ah, hai delle fette di prosciutto sugli occhi, della serie. Oppure abbiamo beccato quel bambino proprio con le mani nella marmellata. Oppure quella persona ha rotto le uova nel paniere quando ci ha disturbati in un momento particolare. Quindi diciamo che tutte queste cose che hanno attinenza con il cibo poi ci ritornano e se ne fa veramente un grandissimo uso. In tante, se ci pensiamo, anche i vari proverbi, no? Che hanno come tema il cibo, sono veramente notevolissimi. Però chiedo scusa, prego, prego. Ma diciamo anche che anche sui dialetti nostri, i proverbi nostri dialettali, c'è anche il cibo. Parlavate dei ceci cotti, arrostiti, diciamo che si chiamano, noi li chiamo caglia, giusto? E anche c'è il proverbio di sparacaglia, proprio esagero, quando uno esagera a parlare di sparacaglia. Ecco, ci sono anche questi. Oppure, legato al cibo, troviamo panzachina face cantare. E se c'è panza ti fa sentire bene, ti rende allegro e vi dicendo. Diciamo che anche questi proverbi io all'interno della mia scuola con i miei studenti spesso li combino, li abbino. Anche perché, parliamoci chiaro, quello che ci hanno lasciato i nostri anziani non si sono mai sbagliati sui detti e sui proverbi, e spesso sono è bene rinfrescare l'amore, la memoria ai nostri adolescenti e non dimenticare le radici, perché siamo arrivati fino a qua perché ci hanno dato delle buone come delle basi per poter affrontare la vita, e il cibo ne fa la sua parte tantissimo, certo. Tantissimo. Anche il fatto di dire sì, pancia piena faccio cantare, io dico: ragazzi, se è vero, pancia piena ci fa cantare, ci fa sentire bene, ma oggi come oggi bisogna fare attenzione a cosa si mangia e come si mangia, perché si fa sentire bene ma ci può anche far sentire male. Questo, sì, è vero. Chiedo scusa. Sì, no, è bello questo dialogo che si è aperto. Del prego, tipo Sandra. Tutto fa brodo, lo vogliamo dire? Oppure a tavola non si invecchia, bisogna mangiare per vivere e non vivere per mangiare. Questa sarà. E come diceva mia nonna, chi non mangia ha già mangiato. E i nostri presenti con i capelli bianchi e non, anche mi sfugge uno, era ora lapsus Un altro è: se sì, non è zuppa è pan bagnato. Sì, no, il nostro tipico, anche che si parlava qui di usanza, era mi sfugge appena mi ricordo. Quando ti viene poi dopo me lo fai sapere. Quindi va bene, certo, quello ricordo. O anche lo russo veneto musso, nel senso, anche questo, cioè il colorito bello in faccia viene anche per come ti nutri, se ti nutri bene. Questo è anche un detto che dicevano i nostri vecchi. E che dice Cicerone, addirittura diceva che ciò che l'idea divide, il banchetto unisce. Perché dice: ognuno può pensare politicamente come vuole, però a tavola siamo tutti felici, siamo tutti contenti. E Maria Elena,
Oggigiorno si parla sempre più frequentemente di patologie di tipo alimentare. Quali sono queste patologie e come ricorrono a te nel tuo studio e sì. Quale ovviamente cosa è necessario fare per... Allora, sì, sicuramente siamo di fronte anche per la motivazione di cui parlavo prima, insomma il fatto di non seguire più una dieta equilibrata ma farci coinvolgere da tutte queste nuove tipologie di alimentazione che arrivano in particolar modo dall'America, perché non demonizziamo niente, ecco, partiamo da questo presupposto, però effettivamente quello che noi abbiamo recepito dal mondo occidentale, ecco, dall'America, è uno stile alimentare che è molto ricco di grassi, di zuccheri, e questo porta poi effettivamente ad avere delle conseguenze. Il filosofo tedesco Feuerbach diceva siamo ciò che mangiamo, e in effetti io mi ritrovo spesso in questa condizione, perché in base a quello che introduciamo, se non oggi, domani, ecco, ci creerà un danno. E una cosa, un mantra che dico sempre ai miei pazienti come anche ai miei studenti, la dose fa il veleno, Paracelso, okay? Perché in effetti noi non dobbiamo demonizzare un alimento che ci possa portare appunto ad una il rischio di una patologia, piuttosto che, ma dobbiamo regolarci su quello che è appunto la dose, la quantità che noi introduciamo di quell'alimento, e anche oserei dire la costanza. Cioè, se io mangio, facciamo un esempio, un quadratino di cioccolato oggi, domani, dopodomani, alla fine della settimana quel quadratino mi può portare ad avere poi le patologie. Attenzione, non sono soltanto quelle da eccesso, perché noi ormai siamo, in effetti viviamo in un mondo di eccessi dal punto di vista alimentare, quindi purtroppo soprattutto nell'età evolutiva abbiamo anche molte patologie da difetto, quindi quelli, i cosiddetti DCA, disturbi del comportamento alimentare, ecco perché bulimia, anoressia, perfetto, e anche questo, se vogliamo, è un refuso di quello che è la società, di quello che ci porta appunto, ci fa vedere la società, quello che vuole che la società vuole che siamo, ecco, tutte queste situazioni. Quindi sicuramente c'è anche poi la componente psicologica che subentra ovviamente, il cibo prima di nutrire il corpo nutre la mente, quindi noi tutto parte da qui. Quindi se noi ci convinciamo di qualcosa, sicuramente, per tornare ai detti, me lo chiama lo stomaco. No, da noi si dice me lo chiama lo stomaco, ma me lo chiama il cervello. È tutto da qua che parte. Esatto, grazie Maria Elena. Sandra, tu parli poi anche di cannella, ci come cannella, di spezie in genere, sì. Scrivendone l'origine, sì. A partire proprio dalla parola spezia, no? Dal latino species, ovvero tutte quelle sostanze speciali, rare, spesso e volentieri che arrivavano da lontano ed erano molto costose, perché le spezie dovevano passare da carovaniere in carovaniere e quindi ogni volta che c'era un passaggio aumentavano di prezzo. Quindi oggi andiamo a comprare del pepe per pochissimi euro in qualsiasi supermercato. Nella Roma imperiale il pepe costava una fortuna, tant'è vero che poi quando arrivano i visigoti a Roma, la prima cosa che fanno, portano via oro, argento, monete, ma portano via anche tutto quel pepe che era contenuto negli orrea piperatari, ovvero nei magazzini del pepe costruiti a Roma. Quindi con le spezie si pagavano anche delle indennità di carica, e quindi se arriviamo a spezie e C come cannella, possiamo dire che questa meravigliosa corteccia arrotolata di un albero che si chiama Cinnamomum, conosciuto fin dall'antichità come medicinale innanzitutto, poi come sostanza da profumo e poi molto presente in cucina, allora come oggi,
dalle pietanze salate a quelle dolci, la cannella è sempre molto, molto utilizzata. Presente. E poi ci sono tutte le storie che dico io intorno ad un cibo. Quindi si immaginava, Erodoto ci raccontava che la cannella arrivava dall'Oriente in un posto imprecisato, serviva da nido per un uccello rapace pericolosissimo, ma nessuno sapeva effettivamente dove questa cannella si trovasse. Ovviamente i carovanieri, i mercanti erano molto astuti e quindi non dicevano la provenienza perché dovevano mantenere appunto la loro posizione e quindi non diffondere agli altri il luogo di origine, e questo non faceva altro che accrescere proprio la curiosità intorno a queste spezie, e ovviamente erano sinonimo e approvvigionamento soltanto di pochi eletti, quindi la ritroviamo nella cucina medievale e rinascimentale soltanto a livelli aristocratici, perché ovviamente il popolo comune non poteva permettersi di impiegare una fortuna per comprare una spezia. Benissimo, professore Collace, l'uso delle spezie in farmacologia? Il farmacista si chiamava speziale non a caso, intanto, perché diciamo che alcune di queste componenti aromatiche, anche non aromatiche, che provenivano da fuori, erano patrimonio di gestione da parte del farmacista, quindi gran parte anche della farmacologia prima degli inizi del secolo scorso era comunque una farmacologia di derivazione naturale. Pensiamo ai farmaci più potenti per curare lo scompenso del cuore, per esempio, come la digitale. Deriva dalla digitalis purpurea, dalla digitalis lanata, e molte sostanze che venivano adesso utilizzate per abbassare la pressione sino a 50 anni fa, come nel caso della reserpina, venivano fuori da una pianta che era la reserpia serpentina, per esempio, no? E così via. Molte delle sostanze che maneggiava lo speziale erano delle sostanze di derivazione naturale. E le spezie in modo particolare, o tra le spezie in modo particolare, c'erano alcune che ancora oggi sono estremamente importanti. Se andiamo a vedere per esempio l'estratto di piper nigrum, che è il pepe nero, e ancora oggi noi ce l'abbiamo combinato col bergamotto in alcuni prodotti, un potente antidolorifico sia per uso topico che per uso generale. Si parlava prima della cannella. Beh, la cannella è un potente secretagogo a livello intestinale, soprattutto migliora la funzione epatica perché aumenta la secrezione degli acidi biliari, quindi facilita la digestione. La troviamo in molti amari proprio per questa ragione, accanto a una serie di altre piante che hanno questo tipo di proprietà, cioè quello di migliorare la funzione epatica e di facilitare la digestione. Alla lettera C però mi permetto di aggiungere alcune cose che sono estremamente importanti. I ceci, io non ne ho un ricordo diretto, ma venivano messi sotto le ginocchia degli studenti dietro la lavagna. Studiavano. Quindi diciamo che non mi evoca sempre, mentre il resto dei legumi, magari ne parleremo, hanno già di base un elemento nutrizionale di cui ci parliamo in modo significativo, che riguardano questa grande ricerca che oggi abbiamo di proteine, ignorando che abbiamo delle proteine vegetali estremamente potenti e importanti all'interno dei legumi. L'ultima cosa però, sempre con la lettera C, che sicuramente è stata riportata, io avrò il piacere di acquistare, di leggere o di utilizzare per i miei studenti questa base, che è sempre importante che sappiano da dove vengono le cose che insegniamo, ma il carciofo infatti selvatico, in modo particolare, è una cosa che ci sta a cuore.
il prodotto di combinazione tra bergamotto e carciofo, che si chiama Bergagin, è stato premiato calabrese perché è stato raccolto in Aspromonte. Questo prodotto è stato premiato come prodotto dell'anno Nutri Awards negli Stati Uniti. Quindi è un fatto importante, migliora la funzione epatica in maniera assolutamente significativa ed è anche un potente epatoprotettore contro le terapie antitumorali. Sapete che le terapie antitumorali molto spesso portano a morte il paziente prima ancora che il tumore possa fare i propri effetti negativi. Una buona protezione del fegato contro gli antitumorali è rappresentata dall'estratto di bergamotto carciofo. Sandra, prego. Sì, volevo dire un'altra cosa perché mi viene in mente dopo, a proposito delle spezie che io trovo curiosa. Come diceva appunto il professore, le spezie si acquistavano dallo speziale in spezieria, ma non soltanto si acquistavano le spezie, ma si acquistava anche lo zucchero, perché lo zucchero inizialmente viene introdotto come un farmaco raro, costosissimo, ovviamente lo zucchero da canna, ma nella spezieria si compravano anche altri oggetti, tipo gli inchiostri erano venduti dallo speziale, ma anche le sete pregiate venivano vendute dallo speziale, quindi la parola species raccoglieva un po' tutto. Per il carciofo, faccio ancora parte di Slow Food, ma ho collaborato ad un presidio che si chiama Caciofiore della Campagna Romana ed è un formaggio al latte crudo di pecora che viene appunto che viene cagliato con un caglio d'origine vegetale che è appunto estratto dal carciofo selvatico o dal cardo selvatico. Questi fiori che sono molto belli vengono fatti essiccare e da questi fiori essiccati si estrae poi una sostanza che permette di coagulare, perché non è giusto caglio perché è sempre animale, ma un coagulante vegetale. Quindi l'ho seguito per molto tempo, ovviamente una ricostruzione di un formaggio di cui parla Columella nel 50 d.C. e del latte che è stato fatto appunto rapprendere con il carciofo selvatico ed ora è un prodotto che viene supportato da Slow Food come presidio, che è uno strumento per cercare di non perdere delle ricette antiche, delle razze animali o vegetali. E infatti un altro aspetto che io tratto in questo libro non sono soltanto le cose belle che si possono raccontare intorno al cibo, ma io ho voluto mettere in evidenza anche l'altro lato del cibo. Ne parleremo tra un po'. Perfetto, abbiamo diversi presidi Slow Food, sì. Per esempio il Caciocavallo di Ciminà è presidio Slow Food, ce ne sono diversi. Ed è un aspetto, per chi non lo sapesse, c'è online, è interessantissimo, andate sul sito Slow Food, c'è tutta una parte dedicata a questi presidi, scegliete la regione, la nazione e vi mostro tutti i presidi Slow Food ed è un modo anche per sostenere queste piccole imprese che da sole probabilmente morirebbero, per tramandare quelle che sono le ricette, le tradizioni di insomma alimenti anche particolari, Slow Food effettivamente. Io volevo chiedere adesso al nostro chef, no? Per ottenere dei buoni piatti, per ottenere quindi il top nella cucina, no? Come facciamo a riconoscere quando un prodotto è buono oppure meno? Ci dobbiamo fidare di questi marchi IGG, IGE, DOP, DOC, eccetera eccetera? Allora, sicuramente sì, ci dobbiamo fidare perché sono dei marchi di qualità che ci vengono riconosciute nella comunità europea. Bisogna fare attenzione anche alle frodi, parliamoci chiaro, io dico sempre che, ahimè, commercio con le frodi,
perché oggi si mira più a vendere e a guadagnare più che a vendere qualità, e lo vediamo perché effettivamente è una realtà. Riconoscere i marchi oggi è obbligatorio, che cioè, la comunità europea ci impone, impone ai produttori di marchiare ogni prodotto di nicchia, prodotto buono, con i cosiddetti marchi DOP, denominazione origine protetta, IGT, STG e così via. E questi sono marchi che ci devono rassicurare sulla scelta dei prodotti. Però facciamo qualche passo indietro. Quando non c'erano questi marchi, come ci si faceva a regolare dell'acquisto dei prodotti sani? Non dimentichiamo che una cosa molto importante è quella di seguire la filiera corta, i prodotti a chilometro zero. Quelli già ci garantiscono già a capire il prodotto, la provenienza, l'allevamento, la coltivazione, come viene fatta, perché si trova a pochi passi da noi e possiamo constatare effettivamente la naturalezza del prodotto, come viene allevato o coltivato. E ripeto, oggi c'è tanto di quella frode alimentare che non ci rassicura più di tanto. L'Italia, diciamo che è uno dei maggiori produttori di marchi di qualità come DOP, IGT, la Calabria non è di meno. Elena Maria Elena ci nominava il caciocavallo DOP di Cimenà, ma c'è anche quello Silano, da non soltanto dei prodotti diciamo caseari, ma anche di salumi, di ortaggi, prodotti frutticoli che ci rappresentano. Il bergamotto stesso già inizia ad essere un prodotto anche di nicchia, un prodotto molto particolare, molto utilizzato in cucina, anche se bisogna saperlo anche cucinare, perché come tutti gli agrumi, più sta a contatto col calore, diciamo, quel senso di asprosità gradevole iniziale poi diventa spiacevole, sgradevole durante le cotture, perché è troppo immangiabile, troppo aspro. Perciò conoscere i prodotti è importante e bisogna cominciare a leggere anche le etichette. Le etichette sono importanti, cosa che sì, perché effettivamente lì abbiamo la carta d'identità, diciamo, l'X del prodotto stesso. Beh, a tal proposito, professore, c'è Michael Pollain che suggerisce questa regola molto spicciola su che cosa comprare. Dice: non comprate mai qualcosa che riporta in etichetta una serie di ingredienti che tua nonna non conosceva. Quindi anche questo può essere un orientamento. Effettivamente, devo dire una cosa, no? Mia nonna, una ha cresciuto 5 figli, l'altra ne ha cresciuti 7, senza sapere praticamente cosa ci fosse, però una li ha cresciuti a polenta, a colazione, a pranzo e a cena, polente latte, polenta concia e polenta sugo, l'altra mentre invece baccalà alla vicentina, baccalà mantecato, e perché una era piemontese e l'altra era veneta. Mia suocera mentre invece ha cresciuto 5 figli, ciao Pina, e con melanzane ripiene, melanzane imbottunate, parmigiana, melanzane a sugo, pasta alla norma e polli ripieni. Questa, voglio dire, è più sano di questo, eppure sono cresciuti tutti bene, voglio dire, senza poi conoscere neanche cosa fosse una dadolad, cosa fosse una sacapoche una musapush. Quindi, voglio dire, adesso abbiamo tutti questi programmi televisivi, no? Poi oltretutto di chi tartassano dal mattino alla sera tra Masterchef, la cucina delle suore. L'ultima che ho visto è stata la cucina delle suore, che ripropongono ricette ritrovate in conventi, eccetera, eccetera. E che insomma ci fanno un po' anche
riflettere su quello che effettivamente può essere oggi considerata oggi come oggi la cucina. Sandra, volevo chiederti, no? Adesso passiamo all'altro lato del testo, anche se magari ritorneremo con qualche cosina. Quanto incidono i social e i media sulla cucina attuale? E secondo te è meglio mantenere una cucina tradizionale o aprirsi alle innovazioni? È una domanda molto difficile questa. Comunque diciamo che forse oggi il cibo è diventato purtroppo una merce e non un prodotto, non un alimento. E quindi dobbiamo fare molta attenzione. Siamo veramente sommersi da una marea di trasmissioni in TV che fanno vedere chef professionisti o improvvisati all'opera a spadellare di tutto di più. In realtà qui siamo di fronte ad un porn food, per dirla all'inglese, cioè un eccessivo parlare di cibo, e questo io lo ritrovo anche ad esempio nei ragazzi a cui faccio lezione di sommelleria, e vedo tantissimi ragazzi all'ora dell'aperitivo. È una cosa veramente dilagante, le 19 è l'ora dell'aperitivo in cui si mangiano il più delle volte una serie di porcherie, e in cui tutti questi ragazzi devono veramente girare questo calice, degustare, tutti che prendono un vino bianco, le bollicine. E quando vengono alle lezioni di sommelleria mi dicono io vorrei parlare delle bollicine, io dico: ma ti senti male? Hai fatto indigestione? Hai qualche malattia esentematica? Perché bollicine non si deve mai usare. Dico: forse stai parlando degli spumanti, che è un'altra cosa. Quindi diciamo sì, in questo momento assistiamo a tutta questa promozione di piatti già pronti, cose che veramente ci allontanano dalla bellezza del cibo, perché comprare un prodotto significa anche conoscere chi l'ha veramente coltivato, chi ci dona quel tipo di carne, quel pesce o quel legume. Quindi bisognerebbe un po' fare un passo indietro, secondo me. Benissimo. Io adesso voglio chiedere una cosa. Adesso io vado spesso a Milano, frequento Milano e via. Sono dei locali allucinanti, a mio avviso allucinanti. Carne di zebra, carne di coccodrillo, carne di pitone, carne di canguro. Gambello. Elena, carne di cammello, qualcuno ha detto, la signora Gabriella ha detto carne di cammello. Maria Elena, cosa ne pensi di ciò? E qui voglio una risposta da tutte e quattro. Allora, io in realtà non sono così scandalizzata, nel senso che un alimento, già la definizione di alimento è qualcosa che in realtà o direttamente o manipolato, trasformato, può essere ingerito deve portare del nutrimento all'essere umano. E ora, quello che noi normalmente consideriamo alimenti, pasta, uova, latte, insomma, quelle che comunemente, i cereali, quelli che siamo abituati ad utilizzare, dipendono da quelle che sono le nostre tradizioni, cioè quello che i nonni, i bisnonni, insomma, ci hanno tramandato, che non sono identici in questa parte del mondo come in un'altra parte del mondo. Nelle Filippine, per esempio, è comune il cuoppo filippino, che da noi è il pesciolino fritto, insomma, sono gli insetti
fritti, le blatte fritte e mangiate così sgranocchiate normalmente in strada. Quindi questo è il concetto di novel food, cioè un alimento nuovo per, in questo caso, per la comunità europea, ecco, noi parliamo, facciamo parte della comunità europea, quindi parliamo di un novel food è quell'alimento che viene non è stato utilizzato in elevate quantità nella comunità europea entro il 2000, dal 1994. Dal 94 in poi più spesso viene utilizzato, poi viene inserito in questa serie di alimenti, ma i novel food sono diversi e noi comunque la farina dei grilli, okay. Che tanto fa scandalo, in realtà in altre parti del mondo è utilizzata comunemente. Ma in realtà, se mi posso permettere, non solo la farina di grilli, ma anche la farina di locuste, che è stata introdotta appunto lo scorso dicembre, in realtà non è poi così nuova, perché se andiamo a guardare nel passato e a rileggere il solito Bartolomeo Scappi, qui oggi abbiamo parlato di Michelangelo, nella pittura Bartolomeo Scappi è considerato il Michelangelo della gastronomia. In un suo testo riporta una ricetta di zuppa di zanche di locusta. Quindi, beh, ieri sera abbiamo parlato di spaghetti al baco da seta, quindi voglio dire, ci potrebbe anche stare. Altre cose? Allora, sono d'accordo con la collega Maria Elena, non mi scandalizzo sentir dire che sulle nostre tavole adesso arriva di tutto, diciamo che sono prodotti orientali, ingredienti orientali che arrivano grazie anche alla globalizzazione come tanti altri, ma mangiare insetti, diciamo che già nella nostra alimentazione o volutamente o involutamente o involontariamente li abbiamo quasi sempre mangiati, certo non in grande quantità, però presenti. Possiamo citare alcuni, oggi è bandito, ma ricordiamo anche il formaggio sardo, il caso Marzo, sì. Esatto, la larva della mosca che deposita le uova e poi loro lo mangiano anche il kerbs, sì, ma oltre quindi a tutto questo, ma anche noi qui al sud, chi non ha mangiato funghi? Chi non ha mangiato involontariamente larve presenti all'interno dei funghi porcini? Forse nei prodotti essiccatano perché tra il sale e l'essiccazione va via, ma da fresco c'è la presenza. Oppure del coleottero della pasta, che fino a quando non è maturo, cioè non è adulto e lo si nota, e quando è ancora in fase larvale, involontariamente uno mangia, e l'abbiamo già anche mangiato, ma ci possono anche essere altri. La Marella, cioè Simona parlava, zebra, quella, noi ci scandalizziamo, ma anche noi abbiamo dei prodotti di nicchia, chiamiamolo così, delle chicche che noi mangiamo al sud e che al nord magari sono un po' più forti, viceversa al nord, e noi, cioè, parliamo delle lumache come al nord delle rane. Escargot, se andiamo oltre l'Italia, arriviamo in Francia, da noi per matura. C'è da dire alcune cose, no? Giusto. Prego. Per riportare in qualche modo, non la barra al centro, questo tipo di corsa, al di là delle carni molto particolari, quella di canguro eccetera, no, che rientrano nell'ambito di una ricerca dell'esotico esasperata per la volontà di novità, perché quello che mangiamo di solito non ci basta. Ma il presupposto che sta alla base dell'utilizzo delle farine di insetti è che sono più economiche, che inquinano di meno e che danno un maggior contenuto proteico. Questo non è assolutamente vero, perché è vero che c'è un consumo ridotto di acqua per produrre, ma sono assolutamente sicuro che riuscire a piantare 10 ettari di grano saraceno o di grano iurmano o di senatore Cappelli, che sono i nostri grani tradizionali,
determina e porta alla terra molta più acqua di quella che se ne sottrae per la coltivazione. Il recupero invece di questo tipo di grani, che hanno meno del 10% di glutine e che hanno un grandissimo contenuto di fibra, quindi migliorano il transito intestinale, riducono l'assorbimento del colesterolo e degli zuccheri. Noi abbiamo messo nelle brioche 5% di fibra di bergamotto, abbiamo abbattuto totalmente il picco di insulina postprandiale. Per cui di andare a sognarsi delle fantasie particolari, quando noi abbiamo a portata di mano quella che è la nostra alimentazione tradizionale, secondo me, questo non vuol dire negarsi all'innovazione. Ma l'innovazione per me può essere quella di andare a piantare della moringa oleifera, come stiamo facendo con l'UNESCO in alcune aree dell'Africa, perché è una pianta che là cresce bene, è per loro un chilometro zero e riesce ad avere un contenuto proteico che è 10 volte superiore rispetto a quello che gli possiamo portare da qua. Cioè, penso che siano prezzi che paghiamo ad una globalizzazione rispetto alla quale ogni tanto dobbiamo anche dire qualche no. Quello della farina di insetti sinceramente è una roba, per quanto mi riguarda, inguardabile e immangiabile. Ma sono d'accordo, il mio discorso era semplicemente che non ero pro alla farina di insetti, come era semplicemente per dire che in alcune parti il concetto proprio di autoctono, di alimento che si trova, come che non dire è il nostro, che se noi fossimo nati, ecco, come se noi dire che se fossimo nati in Cina al nostro matrimonio mangeremo le pinne di squalo, zuppa di pinne di squalo, che è il pasto più prelibato. Mimmo voleva aggiungere qualcosa. A proposito di farina di grill, a parte che quanto prima ce la ritroveremo anche nei nostri prodotti tradizionali, qui mi auguro che sia ben espresso nelle etichette come il l'assenza di glutine, il gluten free, che ci sia anche il marchio senza farina di grilli, me lo auguro. Alla fine, effettivamente, come diceva il professore, sì, non è vero che poi c'è un impatto ambientale inferiore, c'è meno gas serra, ma parliamo pure che farina di grill costa circa 70 euro al chilogrammo, cioè, anche qui da vedere. Poi effettivamente verranno allevati naturalmente? Un'incognita. Mangeranno biologico? Un'incognita. Farina di grill fino a un certo punto. Io dico che la tradizione, l'arte culinaria, la tradizione culinaria italiana non deve temere l'introduzione di questi prodotti, perché a parte lo scetticismo che c'è, vantiamo di grandi prodotti, di grandi ricette, di grandi piatti, e non saranno mai secondi a nessuno, nemmeno la farina di grill. Ma perché questo è il concetto che diceva la dottoressa prima: il cibo è diventato merce, cioè è economia, fare soldi, e quindi a discapito di quello che possono essere la salute del... La produzione culturale è quella di ritornare a privilegiare... ritornare a privilegiare per la logica chilometro zero, che il nostro, tra le altre, io un attimo solo una cosa, l'organismo umano e animale, che vorrei ricordare che c'è anche il problema dell'alimentazione animale in questo, noi buttiamo dalla porta e dalla finestra circa in Calabria almeno 200 milioni di euro, che sono gli scarti dell'industria olearia, che potrebbe essere assolutamente un elemento che una volta si utilizzava per l'alimentazione animale, migliorando la qualità delle carni, riducendo l'ossidazione delle carni, aumentando la shelf life, cioè con tutta una serie di cose. E da questo punto di vista noi abbiamo delle risorse incredibili all'interno delle nostre potenzialità. Non c'è davvero nessuna ragione particolare per la quale ci sia un motivo. Del resto la gente viene in Italia per mangiare bene,
vuol dire che noi siamo in grado, con le nostre risorse, quelle attuali, di avere un'alimentazione estremamente varia, estremamente sana, estremamente gradevole e con un livello di socialità, il tono dell'umore migliora, per cui... Certo. Sandra. Però ecco, non dobbiamo dimenticare che abbiamo dei prodotti che sono oggi elementi importantissimi della nostra alimentazione e comunque hanno impiegato secoli per avere la notorietà che oggi gli diamo, patate, pomodori, peperoni, che sono alla base della nostra alimentazione, soprattutto in questa stagione. Inizialmente il pomodoro veniva coltivato per i suoi fiori, afrodisiaci anche quelli, e poi per averlo sulla nostra pasta asciutta dobbiamo aspettare addirittura il 700 a Genova. Quindi a Genova, poi addirittura a Genova, io ho scoperto che il primo pelato è stato inventato a Genova, quando noi pensiamo sempre ai maccheroni, come tu li definisci, sì, nel tuo testo, no? Che per noi sono i fileia i casa, sì, quelli che noi troviamo in commercio fatti sul ferro, la pasta cosiddetta filata a mano, e che viene poi da noi servita in Calabria, almeno con sughi molto corposi, no? Col cinghiale, oppure col maiale, con la capra, oppure o semplicemente con le polpette di maiale, no? Quindi il pomodoro, abbiamo detto che è diventato il re della nostra cucina, la patata, sì, che ce la troviamo praticamente un po' ovunque, erano considerati anche velenosi i pomodori. Certamente. Dobbiamo aspettare, infatti alla Reggia di Versailles venivano coltivati proprio come una rarità, quindi impiegheranno molto tempo, sarà Francesco Leonardi il primo a scrivere una ricetta in cui utilizza il pomodoro, lo utilizza soprattutto per carni e poi solo successivamente, insomma l'ultimo passo è quello di utilizzare il pomodoro appunto per la salsa. Ok, veniamo alle ultime due domande, che ovviamente sono rivolte sempre a tutti e quattro, no? Poi diamo la parola al pubblico, Presidente. Allora, adesso si parla anche di carni sintetiche, carni riprodotte in laboratorio, cioè tipo il pollo, che ho visto che già è in commercio in alcuni paesi in Estremo Oriente, e mi pare che anche il vitello ultimamente. Qual è la vostra opinione? Cioè praticamente andiamo a mangiare che cosa effettivamente? Prima voglio sentire il professore, no? Cioè noi che cosa andiamo a mangiare in realtà? Plastica? Andiamo a mangiare, non so, un prodotto sintetico che sa di pollo, ma che in realtà pollo non è. Non è pollo, ovviamente. Non è il manzo che noi siamo abituati a mangiare. Anche qua c'è una motivazione abbastanza ipocrita all'interno di questo tipo di spinta, che è essenzialmente di tipo commerciale. Non c'è nessunissima evidenza del fatto che queste, come dire, sottospecie di carne abbiano un minimo di possibilità di controllo per gli effetti che possono produrre sull'organismo anche dal punto di vista delle possibili modificazioni genetiche. Quindi noi per anni, giustamente, abbiamo lavorato e lottato, loro nutrizionisti in modo particolare, perché venissero ad essere banditi in qualche modo gli OGM. Cioè, cosa sono gli OGM? Sono, diciamo, dei prodotti come nel caso del grano, come nel caso del mais soprattutto, che vengono ad essere prodotti in serie, diciamo, utilizzando dei termini che possono essere compresi da tutti. L'abbiamo fatto perché abbiamo combattuto sta roba che sembrava? Perché ci sono due ragioni fondamentali, perché limitano o creano dei problemi alla cosiddetta biodiversità. Ci eravamo ridotti qualche anno fa, oggi ringraziando Dio un po' di meno, anche grazie alla spinta dell'Italia,
ad avere sostanzialmente 3-4 tipi di fagioli in circolazione. Sino a poco tempo fa, i fagioli che hanno una grande biodiversità, voi conoscete meglio di me, le diverse varietà che erano presenti sui nostri mercati e sulle nostre tavole, erano delle varietà estremamente diversificate perché le piante si incrociavano tra di loro in maniera pressoché spontanea e davano delle innovazioni che quelle sì erano vere e produttive perché erano determinate dai naturali incroci all'interno delle clonazioni delle diverse specie e non erano il frutto invece di una combinazione artificiale. La motivazione che viene data per la questione delle carni bovine è che, questo lo sapete o lo saprete, il bovino è la macchina più inquinante che ci sia al mondo. Un bovino libera metano in atmosfera più di una macchina a metano. E questa è diventata un'emergenza nelle aree nelle quali, non dico che basterebbe dargli del bergamotto perché sarebbe molto semplice, ma noi abbiamo le evidenze del fatto che i polifenoli riducono la produzione di metano, ma basterebbe intervenire sull'alimentazione animale in maniera corretta utilizzando gli scarti che vengono buttati e diventano inquinanti, noi avremmo risolto gran parte di questo tipo di problema. Allora, come per molte cose, ho l'impressione che piuttosto che per la soluzione o verso la soluzione dei problemi ci sia imperante il denaro, il soldo e la globalizzazione. Noi dobbiamo assolutamente rivendicare la nostra capacità come aree rurali di imporre invece la biodiversità, la genuinità e la tipicità. Su questa questione io ritengo e sono ottimista che un certo tipo di lavoro importante molte delle loro figure stanno facendo. Noi ci mettiamo la parte di ricerca e 40 giovani calabresi ricercatori che lavorano con noi, quindi abbiamo fatto anche da quel punto di vista un potenziamento del prodotto locale. Benissimo. Sentiamo Maria Elena. Un'altra cosa, mi volevo allacciare a questo discorso. Un altro fattore potrebbe essere quello di andare a modificare la tipologia di pensiero di alcune persone, perché è vero, il bovino sono gli allevamenti intensivi, allora andiamo a ridurre la richiesta, perché se io ho nel mondo dico McDonald's, ma insomma centinaia di migliaia di ristoranti che producono in serie hamburger e tutti questi prodotti vengono poi consumati dalla popolazione, quindi più aumenta l'utenza per questo tipo di ristorazione, più avviene la richiesta, quindi maggiori saranno gli allevamenti che inquineranno ancora di più, quindi vedete è un loop dal quale non si esce. Allora andiamo a ridurre, cambiamo la mentalità nei giovani, nei ragazzi, non portiamoli ai fast food, anche perché sia dal punto di vista salutistico, sia dal punto di vista poi anche della sostenibilità, ricordiamo che McDonald's è stato uno dei più grandi inquinatori degli anni 90, produceva panini in serie con la plastica, il polistirolo, quindi una quantità di materiale che non si poteva riciclare. Quindi anche il packaging. Il packaging, certo, è importantissimo. Abbiamo delle isole di plastica nei vari oceani, anche dovuti a questa quantità di rifiuti prodotti. Ora si è un po' allineato, dico McDonald's come anche gli altri fast food. Ecco, io non è che ce l'ho contro un... Sì, vabbè, era generico, tranquilla. Però si sono un pochino allineati. Però comunque la richiesta è sempre elevata, perché abbiamo abituato i nostri figli, a questo tipo di alimentazione. Quindi non solo, andiamo a modificare anche questa mentalità. Ecco. Io sono d'accordo su entrambi, effettivamente è questo. C'è troppa offerta sul mercato. La domanda è tale che l'offerta inizia a adeguagliare la domanda e non va bene. Non va bene perché nascono questi prodotti, perché effettivamente c'è tanta domanda, poi entra in campo il business, i soldi, fare soldi, vi dicendo, ma cosa si mangia? Effettivamente anche i semi lavorati possono essere una convenienza, ma quando andiamo a comprare prodotti già precotti, già assemblati, vi dicendo,
ma che mangiamo effettivamente? Ma sono materie di prima scelta, magari fossero scarti, a volte veramente, se andiamo a vedere la produzione di questi semilavorati. Allora, torniamo, facciamo qualche passo indietro, facciamolo davvero, andiamo a prendere, a recuperare quello che era l'alimentazione di ieri. Se oggi la cucina o dieta mediterranea è una cucina d'eccellenza, una cucina salutare, vogliamo tornare a quelle origini? Vogliamo evitare questi prodotti che ci porta la globalizzazione, questi prodotti semilavorati, questi prodotti sono processati al massimo e che creano danni all'organismo? Tutte queste malattie escono fuori perché, come dicevo prima, quel famoso detto panzacchina face cantare, è vero, mi fa sentire bene, ma facciamo attenzione, detto pure io, a cosa mangiamo, perché ci farà sentire male. Sì, certamente secondo me questo è anche un discorso che richiama alla necessità di un'educazione alimentare, anche a partire dalle scuole di ogni ordine e grado, anche perché siamo troppo spesso bersagliati da questi messaggi che ci inducono poi a credere che sia inevitabile inserire della farina di insetti o arrivare alla carne coltivata. In realtà su questa terra produciamo cibo per 10 miliardi di persone e siamo 8 miliardi. Quindi c'è uno spreco alimentare. C'è uno spreco alimentare incredibile e c'è un miliardo di persone che ha problemi di sottoalimentazione o di sovralimentazione e persone che hanno problemi proprio di che soffrono la fame. Quindi diciamo che il problema non è produrre di più, il problema è la ridistribuzione di questo cibo. Quindi dobbiamo fare attenzione a questo e sicuramente l'informazione, la cultura, il mettere in dubbio qualcosa, non credere tutto, prendere tutto per oro colato, questo ci può senz'altro aiutare. Benissimo. Siamo arrivati così alla parola al pubblico. Presidente, prego. Ah sì, vabbè, quello senza filo. Sì, da dove iniziamo? Vincenzo, iniziamo da te, dai. Chiedo scusa, è stato tutto molto interessante, ma sinceramente io non ho capito il contenuto del libro. Cioè... Bellissimo, rispondo, questo rispondo. Allora, veramente, cioè proprio, facendo una sinossi, questo libro rispetto a quello che ci offre il mercato, no? Sui libri del cibo, perché ce ne sono a bizzeffa. Qual è la novità in più, secondo allora, voi? Sì, grazie, certamente. Poi. La novità è questa, che in ordine alfabetico sono elencati alcuni cibi che a me piacciono particolarmente, perché era impossibile elencarli tutti, quindi ho operato una scelta e ho raccontato soprattutto delle curiosità e della storia su questi alimenti, come arrivano nel nostro paese, ad esempio i fagioli, cosa esisteva prima, quali sono le caratteristiche delle principali tipologie di fagioli. Però oltre ad elencare queste storie intorno a delle pietanze che portiamo in tavola, una seconda parte del libro mira a chiarire il lato più oscuro, ovvero quello della biodiversità, che abbiamo veramente distrutto un patrimonio a livello mondiale, a riflettere anche sulla redistribuzione del cibo, sugli scarti che sono alimentari, che sono veramente elevatissimi, e come si può tener conto anche di questo aspetto sia di sostenibilità che di sovranità alimentare. Quindi la novità è in questo, nel senso che intorno ad un convito, ad una tavola, si può parlare della bellezza del cibo, elencare quanto sono buoni i peperoni e da dove vengono, però si deve anche introdurre quel semino di dire: ma io mi nutro correttamente, smaltisco bene i rifiuti, è vero
che quel tipo di cibo, di quel tipo di cibo ne potrei fare a meno perché ne esistono altri che sono veramente degli ottimi sostituti? Domanda. No, forse si aspettavano tutti un libro di ricette di cucina, è questo, eh. Allora, un mio amico medico di Gerace aveva una teoria sulla pasta fatta in casa fresca, e a Gerace se ne intendono perché fanno pasta molto buona. Allora, la pasta filata a mano, oltre ad essere disomogenea e quindi la cottura ha una caratteristica di dove è più cotta o meno cotta, secondo lui, che purtroppo non c'è più, lui diceva che era più saporita, e attribuiva questo sapore al sudore delle mani, perché era filata a mano. Ora mi chiedo, scientificamente, professore, una domanda per lei, è possibile verificare, studiando proprio la pasta fatta a mano, se ha dei sali che vengono trasmessi dalla cute, perché non viene filata con i guanti? Non sono esperto in procedure di... Io sono consumatore di pasta. No, no. Le posso dire che la pasta filata a mano ha un ottimo sapore. Le ragioni scientifiche... Ma poi alla fine che ce ne frega di come... quale possa essere la motivazione? Come fatto di conoscenza. No, sono d'accordo. Qualunque conoscenza è un avanzamento delle questioni. Molte cose fatte a mano si portano dietro un po' di roba di chi le fa. Del tabacco, per esempio, sono fumatore di pipa, però dei sigari toscani, lei lo sa che vengono ad essere arrotolati, e pare che ci sia in qualche modo una radice che si porta. Il sigaro toscano viene apprezzato perché è filato in un certo modo, è raffinato in un certo modo, quindi è possibile che pure i maccheroni siano fatti in questo. Alcuni altri lo attribuiscono molto di più al contenitore in cui venivano cotti i maccheroni filati a mano, quelli in terracotta che consentivano di conservare un certo tipo. Quella è una questione che mi sembra un po' più appropriata. Un docente, per accontentarlo, un mio docente, pace all'anima sua, che ora nel mondo della verità, come si suol dire, che era originario di Gerace, diceva che se la pasta affilata a mano era filata dalle vergini, aveva ancora più sapore. Sì, bene, sarà difficile verificarlo. È come dire, prego, come dire che il vino pigiato una volta con i piedi era molto più saporito, o fermentava prima, o chissà. Non posso entrare in merito ai discorsi che avete fatto perché non sono esperto di questa cosa. Però la cosa che vorrei mettere in evidenza, e lo chiedo alla professoressa Ianni, l'origine di tante piante, frutti che vengono tutti in genere o dal Sud America o dall'Oriente. La liquirizia viene dalla Cina, i mandarini, i limoni vengono tutti dal Medio Oriente. Che vi posso dire, gli stessi melograni vengono dalla Persia, che è uno dei cibi fondamentali in quel paese, e i peperoncini vengono dal Perù, dal Messico. Ecco, io mi soffermo su questo aspetto per dire che anche la stessa pasta, la pasta l'hanno inventata i cinesi, non l'abbiamo inventata noi. Noi abbiamo fatto, almeno così si dice, poi non so se sia, cioè il modo come poi la cuciniamo è nostra caratteristica, però la pasta come è cinese, almeno questo posso sapere. No, niente, spaghetti, esattamente. Questa è mia riflessione per dire che in fondo tante cose vengono da paesi lontani. La stessa bergamotto, ho letto che forse Cristoforo Colombo l'aveva scoperto alle Canarie, qualcuno dice che viene originariamente dalla Cina. Ecco, io faccio queste riflessioni per dire che tutto quello che mangiamo in fondo non è produzione, produciamo noi, ma l'origine è molto lontana. Grazie. Rispondo io.
Ma diciamo che condivido in parte, ad esempio del Bergamotto, alcune tesi affermano questa idea di Colombo, altre che vengono, che invece sia un frutto autoctono. Quindi diciamo che ci sono veramente tante tesi e tante... E ogni volta per una tesi c'è sempre un qualcosa di contrario che afferma un'origine diversa. D'altra parte siamo il frutto di secoli di storia, di millenni, quindi andare a ritrovare l'origine della prima pianta, dove si è sviluppata, diventa veramente difficile. Abbiamo tutti l'influenza di questo grande mar Mediterraneo sulle cui sponde si sono poi diffuse, è nata la civiltà e quindi è inevitabile che ci siano state delle influenze, delle contaminazioni, ma è anche vero questo che abbiamo portato ad esempio nel Nuovo Mondo, non so, mi viene in mente adesso gli asparagi. In America non conoscevano assolutamente l'asparago, né quello selvatico né ovviamente quello coltivato, così come altre pietanze. Certo, in questo momento gustiamo delle albicocche e le albicocche arrivavano dalla Persia, quindi diciamo che è inevitabile queste influenze, questi scambi. Parliamo sempre di dei prodotti che sono arrivati dalle Americhe con Colombo e non parliamo mai di quelle che dall'Italia o dall'Europa abbiamo portato in giro per il mondo. Sì, altre domande? Sì, okay. Buonasera a tutti. Allora, scusate, mi è capitato qualche sera fa, un po' di tempo fa, di parlare con un amico di una questione, praticamente, poi correggetemi se questa cosa può essere magari errata. Noi, il nostro cibo, utilizzandolo nel tempo, utilizziamo dei batteri nel corpo che ci aiutano per smaltire il cibo. Utilizzando il cibo estero, diciamo, visto che adesso siamo molto esterofili e si usa tanto cibo ed essendoci tanta interconnettività si mangia anche molto veloce, molto cibo di vari posti diversi, volevo chiedere se è possibile che l'utilizzo di cibi non provenienti, diciamo non autoctoni, possa creare delle... disturbi alimentari tipo, non so, celiachia o qualcosa del genere, perché utilizziamo dei cibi che non riusciamo a smaltire bene col nostro organismo. Forse non so se mi sono riuscito a spiegare, però questa cosa. Allora, c'è un aumento incredibile delle intolleranze alimentari, questo è un dato evidente, e anche va detto che è aumentata di molto la nostra attenzione per identificare queste intolleranze, grazie al fatto che abbiamo nutrizionisti se devo andare a pensare a me come medico e alla mia formazione medica, non c'è traccia di queste cose nella mia formazione, nella loro che sono più giovani sì. Quindi intanto c'è un fatto culturale di maggiore attenzione. Che questo possa dipendere da cibi che arrivano... Pensiamo al problema della farina bianca, no? La maggior parte delle farine che noi troviamo nel pane, nei dolci, in tutte le cose, sono delle farine bianche. Sono delle farine... Qual è la differenza tra la farina bianca e le farine dei grani che provenivano dai grani dei nostri nonni, dei nostri genitori e dal nostro territorio? Il fatto che le nostre sono, giusto per capirci in relazione alla questione batterica,
sono delle farine vive, mentre invece le farine bianche che derivano da tipi di grani in cui è stato levato, per così dire, la capacità di una proliferazione naturale, sono delle farine morte, che quindi hanno maggiori possibilità di determinare alterazioni, perché sono tra le altre cariche di glutine, perché hanno una serie di problemi. Quindi è cambiata un po' la natura di quello che noi mangiamo oggi rispetto a 50 anni fa, non certo con un miglioramento. La questione dei batteri è un'altra roba, di cui parliamo nella prossima puntata. Allora, altre domande? Nessuna domanda. I danni del glutine, vorrei saperne qualcosa in più. So che l'intolleranza al glutine si chiama celiachia, ecco, ma per chi non ha la celiachia il glutine è dannoso? No, il glutine è una proteina. Ecco, allora, io per esempio che una proteina non lo sapevo. Il glutine è una proteina che si forma in realtà, non è presente così come la conosciamo nella farina, ma nella farina c'è presente la gliadina e la glutenina, che sono due proteine che al momento dell'idratazione della farina, cioè quando facciamo l'impasto, formano il glutine, ok? Il glutine dà in effetti all'impasto un potere importante, l'elasticità. Non so se lei ha mai provato a fare una farina con un tipo di mais o con una farina di riso, ecco, fare un impasto, tende ad essere poco elastica perché non ha il glutine, perché non contiene né gliadina né glutenina o ne manca una. Una volta che entra nel nostro organismo il glutine deve essere, come tutto, digerito. Il problema del glutine per chi ha, appunto, chi soffre di celiachia o chi ha una sensibilità al glutine è appunto che questa proteina non viene digerita. Una volta che arriva a livello dell'intestino, in particolare l'intestino tenue, la parte finale dell'intestino tenue, dove appunto deve essere assorbita, non avviene questo assorbimento e tende ad atrofizzare i villi, cioè rendere i villi intestinali, che sono delle piccole digitazioni che abbiamo sulla parete interna intestinale, tende ad appiattirli, così da non farci assorbire tutto quello. Infatti uno dei primi sintomi della celiachia è appunto il malassorbimento, quindi un deperimento anche dell'organismo. E chi non ha la celiachia non ha motivo di limitare. Ovvio è che se io, quello che dicevo prima, ricordatevi sempre, la dose fa il veleno. Se io in continuazione assumo pranzo, colazione, spuntino, pranzo, merenda, cena, assumo glutine, pongo il mio organismo ad una continua, un continuo stimolo. È come se io facessi in continuazione così, alla fine mi viene un livido, ok? Quindi stiamo attenti a questo, dosiamo, la dose fa il veleno, ricordatevelo sempre. Cioè, cerchiamo di equilibrarci in questo. Volete ricette senza glutine? Chiedete pure a me, mia figlia è celiaca, quindi posso dare ricette. Ricordiamo, la celiachia deve essere diagnosticata però, sì, perché sì. Io sento spesso, mal di pancia, sono celiaca, perché noi in quel modo ci poniamo di fronte, andiamo ad utilizzare anche degli alimenti che sono ulteriormente processati, perché gli alimenti che troviamo in farmacia, piuttosto che adesso i supermercati, hanno degli interi reparti, aree dedicate no glutine, che vengono utilizzati anche da persone che non hanno alcuna esigenza, perché dice mi gonfia, no. O mi fa ingrassare, tanto volte sento tutto ci fa ingrassare, l'acqua zero calorie è l'unica cosa che non ci fa ingrassare, ma anche l'acqua se in eccesso ci crea danni. Oppure mangiamo quinoa, vero Sandra? Sì, certo, un grande cereale utilizzato dalle popolazioni inizialmente andine, e oggi invece è destinato all'esportazione, un po' come l'avogado. In Perù, grande produttore di avogado, la popolazione normale non riesce a mangiare avogado perché viene tutto esportato, e forse questo
veramente cambia un po' l'alimentazione del territorio. A proposito di queste cose, diciamo esotismi, anche in Calabria, insomma, la moringa viene coltivata e riesce a crescere molto bene cresce l'avogado e quindi e tantissimi altri frutti esotici. Non so se crescerà moltissimo nei prossimi, non dico decenni, ma secoli il bergamotto, perché con le variazioni climatiche ci sposteremo in pianura padana per poter mangiare il bergamotto. Almeno non spero che non sia così, però. Sì, allora una precisazione e poi tiriamo le conclusioni. Una volta c'era, qualche giorno fa, la pastina glutinata che veniva data ai bambini, che era un pregio. Ora, questa storia dell'intolleranza alimentare è un'isteria collettiva. No, no, non sono un psichiatra, lo sai bene. Non sono neurologo, sono neurochirurgo, è un'altra cosa. Ho detto una persona pratica, quindi, va bene. È un'isteria collettiva, perché non è possibile che in un decennio, improvvisamente, la popolazione è diventata in una percentuale così alta intollerante. Ci sarà una percentuale di persone che sono intolleranti, ma è una piccola percentuale, non tutti quelli che ci sono. E tanto da, nei supermercati, nei supermercati, vari reparti, va bene, di... E quindi allora che facciamo? Tiriamo le conclusioni, che dite? Sì. Siete d'accordo? Sì, allora in maniera molto sintetica. Cominciamo a ringraziare tutti gli intervenuti in questa magnifica serata. Ringraziamo Sandra Ianni, ringraziamo Maria Elena Caridi, il professore Vincenzo Mollace e il professore Domenico Antonipolito. Io personalmente, prima di cedere la parola al nostro presidente, ringrazio tutti voi, ringrazio l'Associazione ALB, ringrazio i colleghi giornalisti che sono venuti a relazionare, ringrazio tutti gli autori, i pittori, gli scultori, i ceramisti, gli orafi che sono venuti, ringrazio Cosimo, ringrazio il gruppo organizzativo di ALB che è vero abbiamo lavorato, ma ci siamo divertiti tantissimo anche come ogni anno per organizzare, e le case editrici ovviamente, gli autori, gli editori e tutti quanti. E buona lettura a tutti, buona serata. Allora, i ringraziamenti allora li ha fatti Simona. Io faccio allora una sintesi di questo nutrimento di queste sette sere. Ieri sera abbiamo parlato di viaggiatori in Calabria e quindi abbiamo viaggiato nel tempo e abbiamo capito anche, chi l'ha voluto capire, per quale motivo c'era questa frequentazione, ad ognuno il suo. Ancora andando a ritroso, abbiamo parlato di bronzi di Riace, dal mito alla storia, il mistero dei bronzi di Riace, e abbiamo scoperto tante cose che non sapevamo affatto, anche dell'Acropoli, tra parentesi, di Geraci. Poi, continuando, abbiamo parlato di temi di attualità, l'Italia differenziata, verso cosa andiamo, quale significato potrebbe avere questa Italia differenziata, cosa comporta, ed ognuno ha avuto modo di farsi anche qua un'idea. Poi, parlando di evoluzione d'amore, siamo arrivati a parlare anche di sanità, e quindi con Santo Gioffrè, quindi quella serata è stata allargata su temi anche di attualità, oltre che di storia, perché i racconti di Santo Gioffrè sono racconti che sono riferiti alla nostra storia. E poi con Antonella Reitano abbiamo parlato del ruolo della tracciabilità nella commercializzazione dei prodotti alimentari e quindi di tutta la catena del commercio e di come è sofisticata. E poi all'inizio abbiamo parlato della nostra, come si dice, del nostro
nocciolo caldo, e cioè di democrazia. Democrazia è anarchia, il potere nella polis. E scusate se è poco per sette sere. E adesso che faremo domani sera? Ci dovremo inventare qualcosa? No. Noi, allora, aspetta, io volevo ringraziare ancora una cosa, volevo ringraziare la Riviera, i colleghi della Riviera e i colleghi dell'ente locale che ci hanno seguito quest'anno scrivendo e parlando di noi in tutto questo. E aggiungiamo un altro fatto che è la cosa più importante secondo me. Cos'è la cosa più importante al di sopra di tutto, di questi libri, di questi temi? È il fatto di riuscire a stare insieme, di creare un pensiero comune. Proviamo a ricordarlo questo e probabilmente qualche passetto avanti riusciremo a farlo. Grazie a tutti e vi una richiesta: il prossimo anno senza farlo, d'accordo, va bene, allora all'anno prossimo.